Carolina, sì? Quello che stai facendo oggi era quello che sognavi di fare da piccola? Assolutamente no. No, inizio raccontandovi quello che è stato il mio percorso, poi vi dirò delle robe di pancia perché io ho 25 anni, quindi potrei essere tranquillamente tipo la vostra sorella maggiore e abbiamo pochi anni di differenza e siamo tutti in questa stessa barca nel capire cosa fare della propria vita. Io dopo le scuole superiori non avevo la più pallida idea di cosa fare del mio percorso e quindi tutti i miei compagni di classe, i miei amici hanno deciso di fare l'università. Io che sono sempre stata un po' particolare, ho deciso di andare direttamente a lavorare. Ho lavorato in azienda per 2 anni, dal lunedì al venerdì, 8 ore di lavoro davanti a un computer, nella scrivania, a rispondere a delle email. Lavoravo nel commerciale estero di un'azienda di tessuti, quindi nella moda. Dopo 2 anni ho capito che mi stavo spegnendo. Non ero felice, io sono sempre stata una persona molto dinamica, non ero felice, mi sentivo in gabbia, completamente persa, inutile. Quindi ho detto, ok, basta, non voglio accontentarmi, perlomeno avrò tutta la vita per farlo, non lo voglio fare ora. Quindi ho mollato tutto, mi sono trasferita a Roma per inseguire quello che è sempre stato il mio sogno, fin da quando ero bambina, e che ho sempre messo un po' da parte, perché è impossibile da realizzare, ovvero fare recitazione. E quando ero a Roma la cosa divertente è che ho imparato un po' la vita, le porte in faccia, i no, tanti provini, non risposte, ho imparato ad avere, si può dire la cazzimma, lo diciamo, la cazzimma per inseguire la propria felicità, perché alla fine è quella la cosa che conta. La cosa divertente è che quando ero a Roma non ero felice, cioè questa è una ruota infinita, non ero felice perché mi mancava la mia famiglia. Io arrivo da una famiglia nella quale hanno tutti corso all'interno del motorsport. Mio zio, quando era giovane, era un campione italiano di motocross. Mio cugino, quello più grande, correva nella Formula 3, che per le persone che non seguono la Formula 1 è la formula più piccola, prima della Formula 1. E mio fratello correva nei go-kart, quindi io ho passato tutta la mia vita in pista con mio fratello in giro per l'Italia in camper, perché mio fratello correva. Ho capito poi più avanti, andando dalla psicologa, che il motorsport per me è casa. I miei genitori più avanti si sono separati e il ricordo della mia famiglia unita e felice non è che non l'ho mai più avuto, però quella roba lì è rimasta lì. Quindi io, quando parlo di motorsport, quando sono in pista, sono proprio nel mio spazio felice e nel mio habitat, e bisogna avere una forte motivazione per inseguire un proprio sogno, e qui inizia il motorsport. Io stavo a Roma, non ero felice, e dato che la vita romana era molto movimentata, ho deciso di crearmi quello spazio sicuro. Ho aperto una pagina su Instagram dove parlavo di Formula 1, era l'8 gennaio del 2020, quindi 3 anni fa, e non c'era nessuno che parlava di Formula 1 in quel momento, o perlomeno nessuno ci metteva la faccia. Io ho iniziato subito a fare dei video che erano inguardabili, davvero una roba proprio brutta, 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 però non mi vergognavo davanti alla telecamera perché io arrivavo dalla recitazione, e questa è stata la mia chiave, perché nessuno l'aveva fatto prima. Da lì c'è stato il Covid, quindi tutti chiusi in casa e tutti sui telefoni. La Formula 1 non era ancora partita, però nel mentre io ho iniziato ad aprire altre pagine, Twitch, YouTube, TikTok, sempre a parlare di motorsport. E da lì ho iniziato a seminare e a creare e a costruire da zero la mia credibilità, perché il mondo del motorsport è un mondo, non voglio dire maschilista, ma molto maschile. E io che arrivavo completamente dal nulla, dal divano di casa, da pura appassionata, dovevo crearmi la mia figura con autenticità, semplicemente essendo me stessa. Ho seminato e a un certo punto è arrivata la chiamata di Sky. Sky ha notato quello che io stavo facendo sui social, gli è piaciuto e mi hanno chiesto di provare ad entrare in questo programma che si chiama Race Anatomy, che è un programma nel quale sono ancora, sono ospite, è un programma che c'è alla domenica sera sul canale 207 di Sky dopo la Formula 1. Sono partita come ospite e poi sono arrivata a essere un ospite fisso. E da lì nel mentre ho iniziato a lavorare con dei brand nel mondo del motorsport, Pirelli, Red Bull, Alfa Romeo, e fare tante cose fino a essere qui con voi oggi.
prima quando guardavo questo cartoncino che c'è scritto Smart Future Academy, mi sono soffermata sulla parola futuro, perché noi siamo cresciuti con la fatidica domanda del cosa vuoi fare da grande. Benissimo, quando me lo chiedevano da piccola odiavo questa domanda, perché a 7 anni, a 10 anni, a 18 anni è normale non sapere niente del futuro. E viviamo in una società che ci impone, senza volere, inconsciamente, un tipo di percorso piuttosto che un altro. Bisogna raggiungere dei livelli e sblocchi il livello successivo. Di solito vai all'università, ti laurei, io non mi sono laureata, quindi questa cosa un po' la sento su di me, come se mi mancasse qualcosa. Poi trovi lavoro, se trovi un contratto a tempo indeterminato, meglio, posto fisso ancora meglio. Trovi casa, ti sposi, fai figli, viceversa, comunque questo è il percorso. E per le persone che hanno una visione differente, ti senti diversa. Non sbagliata, però sicuramente diversa. Io ho partita IVA, quindi proprio l'opposto di tutto quello che vi ho raccontato finora. Con la partita IVA vivi con insicurezze, perché io ho dei contratti in corso, poi non so fra un mese quanti lavori mi entreranno, fra 2 mesi quanti lavori mi entreranno, domani magari mi può chiamare il mio team e mi può dire: Carolina, guarda, domani parti, devi andare a Roma, devi fare un lavoro con Red Bull, e ti danno tot soldi, va bene? Non va bene? Vivo in questa incertezza e vi parlo di futuro perché il futuro fa paura. Siamo sempre stati abituati a pensare al futuro e non al presente. Il futuro fa paura, è come entrare in una stanza buia per la prima volta nella propria vita, non sai quello che ti circonda e vivi con l'ansia, con il chi va là. Ecco, e dato che anche io vivo con questa paura del futuro perché è una cosa fuori dal controllo, cioè non posso farci niente di quello che mi capiterà fra 2 ore, ho iniziato a dire: ok, dall'8 gennaio del 2020 semina ora per quello che raccoglierai domani. Perché l'unica cosa che posso fare è disegnare su questo foglio bianco le cose che voglio fare adesso in questo momento. Ad esempio, mi sto godendo il momento qui con voi, senza farmi delle paranoie mentali su quello che sarà domani. Vivetevi il presente. L'altro giorno, mentre stavo andando a Las Vegas, 24 ore a Las Vegas, sembra tipo il titolo di un film, sono andata là perché ho fatto un lavoro con Xbox per il lancio di Forza Motorsport, che è un gioco appunto di Xbox. Stavo guardando fuori dal finestrino e avete presente quando siete in aereo e vedete l'ala dell'aereo con un letto di nuvole infinito? Non c'è una fine. Ecco, in quel momento mi sono detta: Carolina, guarda cosa stai facendo. Stai tornando a Las Vegas dopo 12 anni e ci stai andando con il tuo lavoro, grazie a quello che hai seminato. Non ti porre limiti, perché puoi fare tutto. Ovvio, non è che posso fare proprio tutto, però nella mia testa mi sono detta: vai, rischia. Perché vi parlo di limiti? Perché tante volte noi siamo i primi nemici di noi stessi. Non sono all'altezza, quindi non lo faccio. Ho paura di sbagliare, quindi non lo faccio perché il fallimento mi fa paura. Quando ho iniziato a fare video, come vi dicevo prima, erano bruttissimi. Cioè, vi giuro, una roba proprio che io non guarderei mai. Eppure, da qualche parte devi proprio iniziare. E le paure vanno abbracciate, non vanno respinte. Quando mi hanno chiamato e mi hanno detto: Carolina, oggi, stasera alle 19 hai Race Anatomy, vai live. Quando vai live su Sky, cioè non è che ti prepari, non è che sai le domande che dovrai fare, sai più o meno gli argomenti che tratterai durante la puntata, perché se Ferrari va bene parlerai di Ferrari, eccetera eccetera, però devi andare live e devi essere pronta. Ecco, in quel momento io non mi sentivo all'altezza, ovviamente, anche perché i miei colleghi sono tutti dei colossi del motorsport, io sono l'unica ragazza giovane di 25 anni che arriva dal niente. E quindi mi sono detta: vai, buttati. E così è andata. Quindi la paura va assolutamente abbracciata. E un'altra cosa nei confronti dei limiti è che tante volte dobbiamo essere noi a buttarci un po' nella fossa. La fossa che cos'è? Ad esempio, io quest'estate, invece che andare in vacanza, le solite vacanze olè, cioè che si fanno alla nostra età, mi sono detta: voglio mettermi un po' in una posizione scomoda. Sono partita e sono andata a fare volontariato in Sudafrica, che non c'entra niente col mio lavoro, ma avevo voglia di crescere, di vedere altre realtà, di vivere la vita, di ritornare all'essenza, e mi sono messa fuori dalla comfort zone ed è stato meraviglioso. E quello che ho imparato lì me lo porto anche dietro nel mio lavoro. Quando si parla di limiti, i limiti sono anche quelli che gli altri vedono su di noi. E non è una roba brutta, però è una roba che va gestita. Ad esempio, magari avete la mamma, il papà, gli amici che non hanno avuto il coraggio di fare e di tentare per il proprio sogno e quindi vi dicono: non farlo perché è impossibile da raggiungere.
è un loro limite, non è un vostro, quindi cercate di andare ad ascoltare quella che è la vostra pancia e buttarvi anche quando le cose sembrano davvero molto complicate. Essere giovani alla nostra età, siamo più o meno della stessa generazione, dai, è molto complicato. Abbiamo un mondo meraviglioso tra le mani, ma è complicato essere unici oggi. Apriamo Instagram, ora parlo alle ragazze in particolar modo, ci sono canoni di bellezza infiniti, cioè inarrivabili, e siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci allontana tantissimo dalle persone che siamo. Quello che vi voglio dire io, e che secondo me mi ha aiutato nel mio percorso, è l'autenticità e l'unicità. Ognuno di voi ha qualcosa da dire, da fare, ha un talento più o meno nascosto, magari lo scoprirete tra 30 anni, però non andate a copiare quello che fanno gli altri, o perlomeno prendete spunto, ma buttateci del vostro, perché altrimenti sarete sempre la copia di qualche un altro e non sarete mai felici al 100%. Quello che mi ha aiutato nel mio percorso, secondo me, è la mia personalità, la mia autenticità, il mio modo di fare nel bene o nel male, posso piacere o non piacere, ci sta, questo fa parte del gioco, ma non ho mai cercato di essere qualcun altro. Siate voi fino in fondo, e quello che io vi auguro è di perdervi assolutamente, perché nelle crisi arrivano tante risposte, nell'annoiarvi anche ogni tanto, perché la noia dice molto, perlomeno a me ha detto tanto, di ritrovarvi e di godervi quello che la vita vi riserverà giorno dopo giorno. E se le cose andranno male, se siete imparanoiati, se avete paura del futuro, è tutto ok. Se non avete le idee chiare, è tutto ok, perché se qualcuno mi chiedesse: Carolina, cosa vuoi fare da grande? Io non ho la più pallida idea. Magari, lo dico sempre, andrò a vendere cocchi alle Hawaii. Non lo so, adesso sono felice nel fare il lavoro che faccio, ma domani non ho la più pallida idea. Quindi quello che vi voglio dire è: trovate un lavoro che amate e non lavorerete neanche un giorno in tutta la vostra vita. Grazie.